Triburo Sonera, Triburi, gente vera, buona domenica, 10 di aprile, a tutti e a tutti e bentornati e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ebbene sì, oggi Torino-Milan, una partita importantissima che non dobbiamo toppare in ningun caso, mi viene in spagnolo, in ningun caso, per nessun motivo oggi dobbiamo steccarla. È una partita da vincere. Punto! Non c'è altro da dire. E tra l'altro alle 3 gioca anche Napoli-Fiorentina, quindi oggi staremo attenti tanto a quello che succederà a Diego Armando Maradona, ma allo stesso tempo noi ci dobbiamo focalizzare, pensare solo su noi stessi, ricordandoci che questa è la prima di 7 finali che bisognano vincere. Bisognano, le dobbiamo vincere. Stamattina sono in botta, si vede che è domenica. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti i nuovi e le nuove iscritti al canale. Grazie, continuiamo così con i bei like. Iscrizione se ancora non l'hai fatto. Grazie al sostegno che state facendo attraverso le vostre donazioni, i vostri abbonamenti, sapendo che una parte va in beneficenza alla ONG che ha in mano il nostro carissimo Darius Rock, che voi tutti conoscete, collaboratore del canale. Quindi mi raccomando, continuiamo così. Tutti i link in basso per PayPal piuttosto che conto corrente bancario, che abbonamento lo potete fare direttamente al canale Abbonati, li troverete da 0,99 a 24,99, tutti i tipi di abbonamenti. Mi raccomando, perché ogni tuo euro è un gesto anche che va verso soprattutto bambini che in questo momento hanno grosse problematiche. Quindi mi raccomando, continuiamo così. Dunque, iniziamo come sempre con le prime 3 pagine dei giornali più venduti d'Italia e chiaramente si soffermano sulla vittoria dell'Inter di ieri, tant'è vero che tutto Rutto Sport di Torino inizia con è tornata Super Inter dopo il 2-0 Vetta meno 1, una partita in meno. Inzaghi era solo questione di testa. Perisic vittoria a Torino, decisiva secondo loro quella di settimana scorsa contro la Juventus. Però ieri ho visto un Verona che insomma non che abbia diciamo messo la gambina più di tanto, si è un po' ripigliata il secondo tempo quando già i giochi erano abbastanza fatti, troppi errori. Poi Juric, Toro più qualità, Pioli, Milan contro tutti, quindi oggi la sfida anche tra questi due tecnici, che dopo entriamo anche un po' più nel dettaglio. Champions Vlahovic, la Juve ha vinto 2-1 ieri a Cagliari, perdeva 1-0 con il gol di João Pedro, poi pareggio di De Ligt e alla fine ha segnato proprio il bomber che è arrivato in questa sessione di mercato invernale dalla Fiorentina. Mentre il Corriere dello Sport de Roma apre con Inter da paura, San Siro decidono Barella e Dzeko, Vetta di nuovo un passo, Milan con Giroud stasera a Torino, per il Napoli c'è la Fiorentina, De Ligt, Vlahovic, Cagliari ribaltato. In mezz'ora Inzaghi risolve la pratica Verona, spaventa le due rivali. Che paura! Poi sotto, Catania è finita davvero, da oggi cancellata dalla Serie C. Un peccato, già lo dicevo ieri, per una squadra che ha una storia davvero grande, quindi spero che si possa riprendere anche dalle categorie inferiori per tornare quella squadra tanto che è amata da buona parte della Sicilia e rispettata dal resto d'Italia. Quindi forza Catania. Mentre la Gazzetta dello Sport oggi chiaramente apre con un Dzeko, mentre bacia dopo il secondo gol, l'Inter rifà paura, rifà. Vabbè, rifà paura. 2-0 al Verona, Barella e Dzeko, in gol super Perisic, Inzaghi in corsa, ottimi segnali. Il risveglio di Vlahovic, un colpo da Champions per la rimonta Juve, da solo sul trono del gol. E poi di lato, Pioli la provatore, i rossoneri vogliono ripartire subito per tenere il primato. Brecalo Leao, ecco perché può decidere la sfida fantasia. Vediamo dunque cosa ci riserva questo incontro, questo match anche sulle panchine tra Juric e Pioli, che conosciamo bene, sono due tecnici molto innovativi, soprattutto nell'attuale panorama, dei tecnici che allenano in Italia. Juric ha una certa esperienza già da diversi anni anche in Italia, e tra i due ci sono però 6 partite in cui si sono scontrati uno con l'altro. Al momento in vantaggio Pioli per 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Però attenzione, perché l'unica gara che fu vinta dal croato proprio contro Pioli fu in un Genoa Inter che era allenata da Pioli e correva l'anno 2017, e vinse il Genoa 1-0, e praticamente il 7 maggio fece sì che questa sconfitta segnò l'esonero da parte di Pioli dalla panchina nerazzurra. Mentre per quanto riguarda le 3 vittorie di Pioli, la prima l'ha ottenuta nella stagione ciao, buonanotte, 2016-2017, quando la guida dell'Inter sconfisse 2-0 il Genoa appunto del croato, la seconda nel marzo 2021 quando il Milan vinse 0-2 in casa
casa della Sverona. E infine l'ultima nel girone d'andata di quest'anno, grazie a un gol di Giroud e Milan Toro 1-0 appunto. I due pareggi tra Juric e Pioli si sono invece registrati nella stagione 2019-2020, quando la sfida a San Siro tra Milan e della Sverona terminò 1-1, e nella stagione successiva, sempre a Milano, 2-2. E su Torino Milan ha fatto un focus anche sui due allenatori, proprio Adani, ve lo ricordate, l'ex anche giocatore dell'Inter. Ebbene, Lele Adani, che spesso e volentieri lo vedete anche su Bobo TV, parla di Juric come un rivoluzionario per natura, caratteristica che ha confermato al Torino per due motivi. Il primo, perché riesce a trasformare le sue idee sul campo senza scendere a compromessi. Non è lui ad adeguarsi ai giocatori, ma il plasma per renderli funzionali ai suoi principi. Il secondo, il suo spirito si sposa alla perfezione con un nuovo ciclo del Torino. Con Juric in panchina e Granata hanno ritrovato la tendenza storica a giocare a viso aperto contro qualunque squadra, in casa come in trasferta. Pioli invece dice: direi innovativo per quello che ha fatto vedere nella sua seconda carriera, quella iniziata 2 anni e mezzo fa proprio con il Milan. È un allenatore che studia e si aggiorna sempre con costanza. L'evoluzione del suo Milan ne è la prova sul campo. Poi sugli aspetti in comune dice: sia il Toro che il Milan hanno giocatori che partecipano attivamente a entrambe le fasi del gioco, tutti costruiscono e tutti distruggono. È il segnale di quanto gli allenatori siano riusciti a farsi seguire da tutto il gruppo. E sulle differenze dice: nel modo in cui le loro squadre sviluppano le azioni offensive, Pioli accentra i trequartisti sotto la punta per dare spazio a Teo Hernandez e creare ampiezza. Il punto forte di Juric è il quadrilatero di centrocampo, di cui dobbiamo stare veramente attenti, con i due mediani e i due trequartisti sempre imprescindibili nella fase creativa della manovra. Poi ci sono le variazioni sul tema, novità che sia Juric che Pioli hanno introdotto strada facendo. Dice: penso che ai due terzini che costruiscono da mezzali nel Milano, alla coppia di centrali difensive sempre molto alta, ora che accanto a Tomori c'è Calulu, aggressivo come l'inglese, Pioli li schiera così. E poi dice: quale sarà la chiave per vincere questa sera? Dice: il Milan dovrà provare a fare quello che non era riuscito all'Inter, ovvero gestire le pause della partita e cercare di spezzare il ritmo palleggiando, perché una cosa è sicura: se non lo mandi a vuoto il Torino ti soffoca. Se sarà determinato e continuo nei 90 minuti come succedeva fino a qualche tempo fa, Leao ha i colpi giusti per spaccare la gara. E Ibra, anche entrando dalla panchina, dal Torino mi aspetto la solita varietà che accompagna l'azione e va concludendo in porta con Brecalo, Singo, Povega. Juric ha molti uomini per fare male. E proprio per concludere su Povega, visto che in questi giorni se ne è parlato tanto anche dell'importanza del ragazzo, è un tesoro per il Milan e dobbiamo rendercene conto, per quanto Cairo lo vorrebbe nelle fila del Torino. Però è stato più detto da più parti che il Milan lo riprenderà a fine stagione, anche perché andrà a sostituire numericamente la partenza quasi certa di Bakayoko di un suo ritorno a Londra, e poi anche del 71 Ivoriano, per quanto poi chiaramente arriverà anche Adli. Quindi in un certo senso va a ricomporre un centrocampo nuovo per certi aspetti, giovane, ma allo stesso tempo dà una voce in più anche a quel fatto di avere un giocatore che arriva dalle giovanili, e sarà molto importante anche per quanto riguarda le prossime liste Champions League. È evidente però che davanti a un'offerta di almeno 20 milioni il Milan potrebbe vacillare e Povega potrebbe fare definitivamente le valigie, dopo anni che sta facendo praticamente il nomade da una parte all'altra, da Pordenone a Spezia, a Torino. E se tornasse a Milano, io sinceramente sarei molto contento, perché è un ragazzo che è maturato tantissimo in questi anni e soprattutto anche lui ha DNA rossonero, proprio come Sandro Tonali. Detto questo, ci vediamo nel pre-partita, nella live pre-Torino-Milan per le curiosità della partita e le formazioni ufficiali con Mario Speaker e poi con gli amici della tribù che saranno collegati. Noi ci ritroviamo appunto in serata, anche poi dopo la partita, per il post, quindi per le live reaction. Io ti auguro una felice domenica, dando un bacio a tutte le amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Ug, ma non dimentichiamoci mai il like, l'iscrizione al canale e soprattutto forza Milan, ovunque e comunque. Buona domenica e noi ci vediamo più tardi. Ciao!